l'uomo delle favole. Noi andiamo sempre a casa sua, è piena di bambole. Il mondo delle fiabe è fatto di orchi, folletti, fate. Invece quello delle favole si basa su animali, ecco, anche animali antropomorfici che assomigliano quasi all'uomo, diciamo. Meno male, nelle favole gli animali sono parlanti con il linguaggio degli uomini, ecco. La favola racconta una morale, ciò che non fa la fiaba. Ma delle fiabe e delle favole, cosa ci è arrivato? Sono arrivate intatte, originali? Oppure si sono adattate alle epoche, alle situazioni, sono mutate con l'uomo? È su questo che ci dobbiamo soffermare. Le favole sono come dei camaleonti, ecco. Ne rimane intatta la forma, però il colore cambia. Basti pensare che il camaleonte cambia colore quando deve predare, deve cacciare, ecco. O per difendersi, per nascondersi, usa questa mimesi. E la stessa cosa è la favola. La forma rimane intatta, il mezzo cambia, si adegua alle esigenze del pubblico. Del pubblico o del... in questo caso dei bambini, ecco.